La vedi? Guardala bene. Beh, chi è? Che ne so io? Sarà qualcuno dei padroni di casa, una parente della contessa Pescetti? No, figlia, no, forse potrebbe essere una nipote, ma non ha importanza. Da questo momento è mia nipote. Cosa dici? Costantin, ascoltami. Tu che sei un vecchio lupo del cinematografo, conosci generici, comparse. Vabbè, ho rifiutato la parte di Petronio. Sì, lo so perché Blasetti te la tira, lo so. Sì, ma non è detto sì, che sì, vabbè, lascia andare. Mettiti qui. Spaccati il cervello, ma tu non esci da questa stanza se non hai trovato una ragazza sui 25 che possa essere la sorella. Beh, vabbè, facciamo la nipote. Ma insomma, che abbia una strana rassomiglianza con questa. Costantin mio, sforzati, caro, ma da questo dipende tutta la nostra stagione, dipende. Toh, prendi questo. Dunque, bellezza e moto scooter, no, senza veri neanche canzoni. Non è semplice, capisci? Non è semplice. Lei sei? Oh, sì, lei, spiccicata! Perché gna. Ma no, ma fa presto! Faceva la carota! La carota? Sì, la carota! Nella scena del mercato, in un balletto al Bernini, io la vedo ancora, tale quale! Ah. E finiva proprio così, sotto il mio naso, purtroppo! Perché purtroppo? Perché non si lavava molto! Ma niente, la laviamo noi! E dov'è adesso? Ma come? Corno! Senti, adesso tu vai giù da basso e ti attacchi il telefono, hai capito? Perché questa carota deve arrivare questa notte. Stanotte la carota la voglio qui. Cammina, a costo di noleggiare un elicottero la voglio qui.